Che cosa significa investire e soprattutto quanto tempo ci vuole per vedere risultati? Ciao, sono Giulia e sono un'esperta di finanza comportamentale. Questa è una delle domande che mi rivolgono più spesso, ossia cosa significa davvero investire, quanto tempo e quanti soldi ci vorrebbero e soprattutto quanto tempo deve passare prima che io veda dei risultati. Beh, mi dispiace deluderti. La risposta, come sempre in questi casi, è dipende. Dipende da una serie di fattori, in primis dalla tua disponibilità e chiaramente dalla tua propensione al rischio e soprattutto da quali sono i tuoi obiettivi di investimento. Vedi, diventare investitori è un processo. Voglio dire che non è un caso, non è una cosa che avviene da un giorno all'altro e sicuramente non è un evento fortuito. Lo so che la gente là fuori cerca il colpaccio, ma quello non è investire, quello ha un nome, si chiama gioco d'azzardo ed è quello da cui vuoi stare assolutamente lontano. Non è nemmeno paragonabile alle attività di investimento. Uno dei miei primi mentori, quando mi sono avvicinata al mondo della finanza, diceva: devi innamorarti del processo. E che cosa significa? Significa che devi capire che diventare un investitore è un processo, che ci vuole del tempo e dell'impegno e devi essere disposto a metterci quel tempo e quell'impegno. Altrimenti, se non hai uno dei due o se non hai voglia, è molto semplice, ti conviene lasciar stare. Quindi, come ti dicevo, devi essere disposto a investire tempo e impegno, a investire su te stesso se vuoi veramente diventare un investitore che investe il proprio denaro in autonomia. Ora lo so, c'è un problema con questa cosa e il problema è che il futuro non è sexy. Hai presente quel famoso proverbio meglio un uovo oggi che una gallina domani? Beh, lascia che ti dica che non è assolutamente così, eppure capisco da dove viene. È una distorsione cognitiva e ha un nome, si chiama short term bias e chi soffre di short termismo pensa al presente, perché come dicevamo il futuro non è sexy. Molto meglio qualcosa che puoi portare a casa oggi e infatti chi soffre di questa distorsione tende a preferire un risultato anche più piccolo, immediato, piuttosto che l'idea di un risultato futuro. Beh, questo è sbagliato. C'è un motivo se siamo fatti così e se siamo inclini a questa distorsione e il motivo è che noi, esseri umani, cerchiamo quasi sempre la gratificazione istantanea. Va bene per gli altri là fuori forse, ma non per te se vuoi diventare un investitore. Essere un investitore in primis è una forma mentis. Quindi essere un investitore è questione di lungimiranza. Laddove gli altri pensano all'immediato, tu devi essere capace di pensare al futuro, al lungo termine. Che poi se ci pensi non è così male, perché alla fine è tutta una questione di pianificare per mantenere o migliorare lo standard di vita che hai attualmente. Quindi qual è la risposta semplice alla domanda che cosa vuol dire investire? Eccola qui. Investire essenzialmente significa avere degli obiettivi, pianificare per raggiungerli e agire per raggiungerli. Questo è il processo di investimento. Concludo dicendo a chi ha l'ansia da risultato che chi investe per il medio-lungo termine lo fa ovviamente pensando ai 5, ai 10, ai 15, ai 20 anni. Attenzione, questo non significa che tu non possa vedere risultati prima. Infatti, se stai seguendo il giusto processo di investimento, se hai delle strategie, se hai un piano chiaro e sai cosa stai facendo e agisci con cognizione di causa, non c'è nessun motivo per cui tu non possa vedere i primi risultati dopo qualche anno, addirittura dopo qualche mese. La chiave qui però è non avere fretta. L'ansia da prestazione e l'emotività sono nemiche degli investimenti, da sempre. Ci vediamo alla prossima!